Sergio Brio, l'ultimo stopper, abbiamo ascoltato la sua storia di un passato che fu lo stopper di oggi, però come incardina questo ruolo? Beh, non esiste più lo stopper di una volta, no? Lo stopper di oggi si chiamano centrali difensivi, perché una volta c'era lo stopper e il libero dietro, adesso sono due centrali difensivi che giocano in coppia e in linea, quindi è totalmente cambiato il sistema di gioco dalla fine degli anni 90. Ha raccontato la sua storia di un giovane catapultato nella Juve, la società simbolo del calcio, ma a quanto pare qualcosa non è cambiato nulla, perché la Juve si conferma una società organizzata. Come vede il calcio che cambia, ma la Juve resta sempre lì? Beh, il calcio cambia, ma la Juve è sempre lì da tanti anni. La stessa presidenza, si tramandano da padri e figli questa proprietà, e quindi credo che siano esperti di calcio. Stanno facendo molto bene in Italia, devono sicuramente migliorare in Europa, perché i tifosi della Juve sappiamo perfettamente cosa vogliono. Vogliono la Champions League, e per vincere la Champions League ovviamente c'è da fare degli investimenti importanti. Qualora avesse un giovane davanti che ama il calcio, vuole giocare a calcio e avere successo, quale consiglio dà? Beh, il calcio è sacrificio, è dedizione, è un percorso difficile, tortuoso, bisogna avere equilibrio mentale, e quindi non è facile, però se uno ha passione, ha qualità e dedizione, ce la può fare. Un'ultima battuta la lascio, una riflessione sul mercato della Juve. Per adesso buono, De Ligt forse il migliore acquisto, perché in prospettiva futura è il giocatore che ha tanti anni davanti e può fare veramente bene, anche a margine di miglioramenti importanti. Per gli altri devo vedere, vediamo, perché sono parametri zero, sempre questi parametri zero, bisogna vedere. Io parlo sempre in tema Europa. In Italia ovviamente il gap è diminuito anche nei confronti dell'Inter, perché sta facendo un'ottima squadra, e credo che in Europa ancora c'è da lavorare. Grazie da Lucania TV.it e da Praia Mare Con. Grazie mille.